Ah, innanzitutto, come stai? Insomma, pochi giorni prima di Vercelli, che era la partita, insomma, che segnava l'esordio per il Padova, ma che per te è anche importante perché sei un ex molto amato, ti è arrivato questo infortunio. Dai, sto meglio, dai. Purtroppo è arrivato proprio 2 giorni prima della partita, poi contro la Pro, che io comunque l'aspettavo tanto, l'attendevo tanto. Però è andata così, ho fatto 2 mesi di ritiro comunque ad allenarmi, poi purtroppo c'è stato questo inconveniente qua e boh, è passato. Ormai è un mese che sono fuori e sto meglio, ho ancora qualche dolorino, però posso dire di star bene. Anche il Padova sta bene, eh? Sì, sta bene, ha trovato comunque una quadra dove corrono davvero tanto, infatti penso che quando starò anch'io bene, perché comunque è normale, la mia condizione adesso è un po' indietro rispetto a quella degli altri, farò molta 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 fatica comunque a ritrovare il posto da titolare. Però insomma, sei uno di quelli che è rimasto della vecchia guardia, hai assistito da spettatore al cambiamento, però è un cambiamento importante in cui comunque state dentro anche voi, non è che perché ci sono stati tanti cambiamenti all'improvviso non ci sia più bisogno di Umberto Germano, no? No, c'è bisogno di tutti, penso. Non è, infatti, come avete visto, chi gioca gioca, è una squadra che comunque corre, che ha qualità e comunque le qualità poi vengono fuori. È normale che le altre squadre, con una squadra che è così, che corre, che ha questa intensità, vanno in difficoltà. Senti, proprio visto che hai avuto un punto di vista privilegiato, sei stato fuori dai visti, come ti aspettavi questo inizio così importante dei tuoi compagni? Ma forse la prima, sai, Vercelli eravamo un po' sottotono, forse, non so, però secondo me è stata proprio una partita a sé, perché comunque per come abbiamo iniziato anche il ritiro, come l'abbiamo affrontato, sapevo fosse una squadra che con carattere, che con qualità, quindi secondo me le ultime 4 partite rispecchiano più la squadra. È stato difficile, ce l'avete fatta, lasciarvi alle spalle, insomma, quello che è successo gli ultimi 2 anni? C'è ancora qualche rimasuglio? Oppure, insomma, questo nuovo entusiasmo, questi giovani, questo nuovo corso vi ha trascinato dentro e si può dire che è tutto alle spalle? Ma sì, ma penso che comunque dopo 2 delusioni così non ci devi stare a rimuginare tanto su. Quindi dopo l'estate che passa, che anche è lunga comunque, devi lasciarti tutte le spalle e ricominciare. Poi è normale, inizi a giocare, pensi al futuro e non al passato. Beh, tu dicevi una squadra che corre tanto, farò fatica, però diciamo la corsa è sempre stato un tuo punto di forza, per cui dovresti trovarti bene in una squadra così, cioè immagino ti troverai bene. Ma sì, spero anch'io, sì, però no, comunque anche prima, cioè mi trovo bene in questa squadra, e poi il mister gioca comunque in un modo dove adesso mi ha messo a fare il braccetto dietro di destra, e che comunque come gioca lui mi agevola forse anche la corsa, perché vuole proprio che andiamo. Ho visto che, scusami, sì, che ti ha provato molto lì in precampionato, è un ruolo però molto particolare, anche insomma che ci vuole un po' di tempo per assimilarlo. Tu senti di averlo fatto, magari senti di esprimerti un po' meglio più verso il centrocampo? Ma a centrocampo ho perso un po' le speranze, perché comunque ormai è 2 o 3 anni che sì, magari ogni tanto faccio qualche partita, però sono occasionali, cioè un po', sai, un po' più quinto magari mi vedevo, però con questo ruolo nuovo è normale, io cerco di applicarmi e devo dire che è più anche difensivo, cioè comunque rimani un centrale e quindi hai anche più sull'uomo, hai marcatura, però non mi trovo male. Quindi quello, cioè il fatto di vederti magari quarto a destra, no? Cioè proprio braccetto, cioè lì che ti vede il mister. Sì, per ora sto giocando lì, poi è normale, ogni tanto mi cambio, provo, però penso quello sia il mio ruolo per lui. Dicevi che ancora qualche fastidio, piccolo fastidio alla spalla, ma questo non esclude che tu possa andare in panchina come a Pordenone, se serve sei pronto anche ad entrare in campo. Certo, ho qualche fastidio, ma penso me lo porterò avanti per un po', perché la spalla è così, anche l'altro anno mi sono fatto male all'altra, quindi
E... però dai, sto bene. Senti, tra l'altro lunedì c'è anche una partita, vabbè, tutte le partite sono importanti, però un altro scontro diretto, c'è grande attesa anche per questa partita, qual è un po', insomma, l'atmosfera che si respira? Ma no, penso che le settimane noi le affrontiamo tutte nello stesso modo, a prescindere dalla partita. Vedo proprio che gli allenamenti si tira, si va, si corre, senza pensare troppo alla domenica, al sabato, alla domenica, alla partita. Quindi questo penso sia positivo, forse per non perdere troppe energie mentali a pensare contro chi giochi o contro chi no, quindi sono tranquillo. Però che partita ti aspetti, anche alla luce del fatto che comunque è un avversario che conosci? Vabbè, sicuramente la Feralpi a tutti gli anni è una squadra tosta, non c'è, poi loro anche là non hanno mai pressione perché comunque sono abbastanza rilassati, no? come società, come... Quindi sarà una squadra che ci darà il filo da torcere sicuramente. Poi ha fatto qualche nuovo innesto, ha giocato con Palazzi che secondo me è un gran giocatore, quindi saremo attenti e cercheremo di correre più di loro. Come ti senti ad essere, credo, l'unico rimasto del primissimo anno della vecchia guardia, dell'anno in quello di Sullo? Credo che non sia nessuno rimasto. Ma, forse c'era più Vanello. Sì, sì, Pianello, poi è andato via, poi... Sì. No, infatti abbiamo una foto nella palestra con tutti di schiena e sono l'unico, ogni volta tutti mi dicono, sei l'unico rimasto. No, vabbè, fa comunque piacere perché vuol dire che comunque la società ha creduto comunque in me, anche avevo 3 anni, poi abbiamo allungato ancora, sono ancora qua, quindi fa piacere. Poi mi sento a casa perché ormai dopo 4 anni ti senti a casa. Quindi sono la grande. Hai fatto fatica magari un po' a traslare un gruppo nuovo, nel senso prima era un gruppo anche un po' più maturo, magari eri proprio al centro, adesso è un gruppo molto più giovane. Hai fatto fatica oppure ti sei integrato? No, anzi, guarda, i giovani sono solari, sono pieni di energie, non che io sia vecchio, però non ho avuto problemi in questo, anzi. Da terzinaccio a braccetto il passo è stato breve. Sì, non è così diversa la cosa, però sì, è stato molto breve, molto. Ma quest'estate c'è mai stato un momento, ho letto alcune cose, ho letto alcune voci in cui ti vedevano forse quasi sul piede di partenza, c'è mai stato un momento, c'è mai pensato oppure solo mercato? Ma sì, ci sono state delle proposte, che poi alcune un po' più concrete, altre no. E sì, ci ho pensato perché comunque c'era qualcuno che magari mi proponeva qualcosa di più, però alla fine è andata bene, dai, sono rimasto qua, adesso vediamo se con la società si può fare qualcosa e sono contento comunque. Perché è un anno ancora, giusto? Cioè quest'anno? Questo qua, sono in scadenza io. Magari un eventuale rinnovo. Esatto. Rinnovo. Ascolta, poi domanda banale, ma visto che poi purtroppo ti eri fatto male 2 giorni prima di Vercelli, sì. Poi alla fine quanta voglia c'è di andare in campo? Come ho detto prima, mi sono allenato comunque 2 mesi perché ci siamo partiti presto e poi hanno ancora rinviato e mi sono allenato 2 mesi per poi un giorno prima, 2 giorni prima dell'inizio in campionato farmi male, è normale che abbia voglia. Poi adesso cercherò di rientrare in forma, aspetterò il mio turno perché comunque è giusto che chi sta bene giochi e aspetterò. E le sensazioni su quest'anno? Perché alla fine dai, c'è anche sorpresa un po' su come è partita la squadra, no? C'erano un po' di incognite anche alla luce del precampionato e le tue sensazioni, senza fare pronostici. No, ma sì, forse all'inizio c'era un po' di... si giocava, poi si rischiava tanto perché comunque il modo di giocare il mister, anche abbiamo preso qualche gol secondo me di troppo nelle amichevoli, però penso che adesso abbiamo capito comunque col tempo, con gli allenamenti abbiamo capito cosa dobbiamo fare, siamo più equilibrati e pronostico, penso che siamo un'ottima squadra che può fare bene come tante altre, vedremo col tempo chi la spunterà.